Buongiorno, buongiorno a tutti gli amanti delle due ruote in ascolto. Oggi la Moto3 corre tra le colline della Toscana, dove sta per prendere il via il Gran Premio d'Italia. La pioggia sta scendendo senza sosta da qualche ora ormai, ma le condizioni del tracciato sono comunque buone e la partenza della corsa non è a rischio. Stiamo con le telecamere sulla griglia di partenza, dove tutto ormai sembra pronto. È sempre difficile fare pronostici per una gara della Moto3, ma i piloti inquadrati in questo momento sembrano decisamente i favoriti. Bello a tutti ragazzi, siamo qui tornati con un nuovo video, siamo su MotoGP21. Continua la carriera dell'improbabile Guido La Moto in Moto3 al Gran Premio d'Italia al Mugello. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, suonate la campana di Don Dan, lasciate un like e seguitemi su Instagram, link in descrizione. Detto questo, possiamo iniziare. Manca ormai pochissimo alla partenza del Gran Premio d'Italia qui al Mugello, uno dei tracciati più tecnici e spettacolari di tutto il campionato. Partenza decente, è incredibile. Non avete ancora capito che se mi toccate esplodete. Facciamo che metto la freccia a destra e provo una traiettoria diversa. Vediamo se riesco a uscire più velocemente. Ha funzionato adesso con il mio motore, non ce n'è per nessuno. San Brembo! Sta entrando, pulita, e no, Acosta mi ha fregato l'interno, però è ancora lì, e no, ho perso un'altra posizione. Io passo in mezzo adesso. Proviamola adesso all'interno. Leggero contatto, ma ce la fa. Ho dimenticato di proteggere l'interno. Oh, ma pure Suzuki si è unito alla festa.
Attenzione al cordolo, non ho imparato dalle mani. Però Suzuki, spostati che così magari sorpasso. Ok, grazie. Eh no però, Binder. Ridammi il primo posto. Suzuki, stai dietro. Stammi dietro, Suzuki. Non t'azzardare ad avvicinarti. Adesso vi sciolgo tutte e due in rettilineo. Oh mamma mia, erba. Beccati il giro veloce e due sorpassi, adesso mancano due giri. Ultimo giro, calma e concentrazione. Il traguardo è lì perché Guida la Moto vince la sua terza gara in stagione e siamo primi in classifica con 110 punti. Questa vittoria è il vero coronamento di un weekend di grande fatica. Se il suo team continua a lavorare così per gli avversari sarà davvero difficile arrivargli davanti.